Sono ad Anversa e siamo ormai quasi alla fine di aprile. Purtroppo mi resta solo di fotografare i tramonti, dato che le condizioni della barca sono quelle che vedete adesso. Tutto ancora in lavorazione, la barca praticamente smontata, speriamo che finiscano presto. Nel frattempo mi dedicherò a fare una ricognizione sulla parte iniziale dei canali che dovrò percorrere. Se non altro, il montaggio dell'elettronica è praticamente concluso e hanno già dato l'antivegetativo sullo scafo, che sarebbe pronto per andare in acqua una volta sistemato decentemente l'interno. Ecco, sono venuto a vedere l'imbocco del primo canale che dovrò prendere nella paesetto di Hansveert, circa 25 miglia a valle di Anversa, dove parte il primo dei canali che mi porterà su verso l'interno dell'Olanda. Questa immagine è la Schelda, e cioè il fiume che passa per Anversa, che già qui, come vedete, è molto largo, dove c'è un transito di navi impressionante. Ecco, qui c'è una porta container che sarà lunga 250 metri e vedete che le navi a un certo punto deviano, girano perché qui c'è un'assa nel fiume. È un momento di bassa marea, come vedete, la marea qui vale circa 5 metri. E la differenza fra la bassa marea e l'alta marea è molto significativa. Questa sarà lunga 250 metri. Questa è la cittadina di Hansveert, Olanda. Qui è la prima chiusa dalla quale si dovrebbe passare, bel casino. Lì avanti il ponte della ferrovia e della strada. La chiusa qua non si vede, è là dietro. Ecco le barche a vela in fila. Ah, ma si poteva scendere da quella stradina lì forse, ma chi lo sa. Barche a vela in attesa che si apra il ponte. Una, due, tre, quattro.
Qui sono sul ponte che adesso hanno chiuso e lì si sta aprendo. Eccolo là. Beh, devo dire che veloce. Barche in attesa, 5 barche che adesso passano. Eh sì, fra un mesetto anch'io. Vedi il passaggio dalla parte stretta. E lì c'è la banchina per fermarsi se uno si vuole attaccare intanto che aspetta. Eccolo che passa. Eccoli che passano, beati loro che navigano. Un'altra. Porticciolo di Wemeldinge all'uscita del primo canale. Mi fermerò qui. Il primo giorno. Tanto per dare un'idea, questo è così come si riesce a rappresentare in un piccolo schermo l'itinerario attraverso i canali da Anversa fino ad Amsterdam. Questa si chiama la Stand-Mast Route, e cioè un itinerario che può essere percorso dalle barche con l'albero montato, perché tutti i ponti lungo l'itinerario si aprono. Vabbè, per ora programmi, speriamo di poter navigare presto e per adesso arrivederci a tutti. Alla prossima!